Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con House of Ashes. Dunque ragazzi, nel primissimo episodio abbiamo conosciuto i personaggi che ci accompagneranno in questo terzo capitolo di The Dark Pictures Anthology. Sappiamo che dobbiamo esaminare un po' la stanza e attendere il download. Partiamo dai documenti perché mi sa che ci sarà un po' da leggere, raga. Difatti, ok. Oggetto: servono risultati con urgenza a comandante Rachel King, riservato. Con l'avvio delle operazioni del Survey Group, è imperativo sottolineare la necessità che la missione abbia esito positivo. Punto primo, no, momento. Punto primo, le operazioni militari necessitano di uno stato finale chiaro e convincente. Le forze USA sono impiegate a sventare la minaccia delle armi di distruzione di massa, VMD, irachene. Se non ne dimostreremo la fondatezza, non potremo giustificare un'invasione alla luce dei trattati internazionali. Secondo punto, con la cessazione delle ostilità, il rischio che il regime distrugga le prove dell'esistenza di WMD diventa ancora più concreto. Il Survey Group deve identificare e capitalizzare al più presto i siti di delle armi irachene e il personale correlato. Punto 3. Gli alleati della comunità internazionale vanno rassicurati sull'operato dei nostri servizi segreti. Attendiamo i suoi rapporti, firma e via discorrendo. Ok. Sicuramente ragazzi, il download terminerà una volta che avremo completato di esaminare la stanza. Dunque, vabbè, questa è una granata. È quello che penso. WP, signore. Fosforo bianco. Faranno da fumogeni. Tutto qui. Ok, lucidità, ok, solo per copertura. Disapprovazione, non sono autorizzate. E io andrei invece con lucidità. Le useremo solo come copertura. È chiaro? È chiaro. È Saddam quello che infrange le convenzioni sulle armi, non noi. Beh, molto inquadrato il nostro Eric. Allora, abbiamo visto che... Ah, quindi non abbiamo il tempo di esaminare una mazza. Download finito. Bene, bene. Agli elicotteri. Vabbè, ma non mi ha dato il tempo di far niente, raga. Sti cazzi. Cosa? Cosa? Tu hai una domanda. Se riesci a leggere in faccia. Che pensi di lui? Immagino parli del grande capo. Bravo ragazzo. Ma qua giù, bravi non basta. Tu che ne pensi? Sembra abbia altro per la testa. Vabbè, la moglie l'ha appena mollato, zio. Magari anche per giusti motivi. Ora, bisognerà inquadrare un po' tutta la storia, in retroscena sicuramente qualcosa ci verrà svelato, ragazzi. Salim Brada Mandali, ore 17:53. Pacco regalo? Pacco bomba? Salim, Otam, tenente truppe di terra Iraq, ostinazione, coraggio? Mi pare di aver letto, raga. Comunque, mitologia sumera. L'inizio è stato abbastanza cruento di questo capitolo, ragazzi. Zain? Anagit! Zain? Ok, dobbiamo trovare Zaid, però io riprenderei il fucilazzo. Trova Zain e perlustra la stanza di Zain. Esamina, vediamo un attimo. Perfetto, proprio perfetto. Come sei? Ah, tra le altre cose ragazzi, scusate, adesso andremo avanti un attimino, ma non abbiamo esaminato gli effetti farfalla, per così dire, tipici di questi titoli. Vabbè, non mi fa entrare nel menu, raga, quindi lo vedremo in seguito. Aia. Ok. Ha piegato la foto della madre, probabilmente sono divorziati. Quindi stiamo cercando il figlio. Vediamo un attimo se riusciamo a scoprire qualcosa di più. L'inquadratura non è propriamente al top, ti incasina, però ecco, c'è una lettera qua. Esamina. Stemma della Highgate University, signor Zain Othman. 3 marzo 2003, ok, caro Zain, il consiglio ha approvato la sua iscrizione all'università per i corsi di mitologia dell'anno accademico 2003-2004, l'offerta è vincolata all'accettazione dei termini che seguono, in caso di mancanza adempienza l'università si riserva di revocare la sua partecipazione ai corsi offerti.
completamento degli studi. Vabbè, raga, questo porta via una marea di tempo al gameplay, però, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, raga, se siete interessati, basta mettere in pausa. Sono cose che ai fini della trama, del gioco, non è che... Quindi il nostro Zain è uno che è un ragazzo che frequenta l'università, ora devo trovare dogazzo sta Zain. O Zain. Inquadratura molto alta, probabilmente perché ci fa intuire che c'è veramente poco da esaminare. Zain? Incazzato mi sa, ragazzi. Ok, allora. Mitologia dell'antica Mesopotamia. Vediamo un attimo. Niente. Mi sa che il figlio è partito per investigare su questa cosa qua. Il cielo non spettava ai mortali. I sumeri ritenevano che la volta celeste fosse composta da un complesso di cupole, ciascuna ricavata da un diverso minerale prezioso. La volta esterna incarnava An, dio del cielo, quella intermedia ospitava gli dei celesti, mentre la cupola inferiore era il piano delle stelle. I numeri di strati potevano variare da 3 a 7. Il numero 7 possedeva proprietà magiche e ricorre più volte nella mitologia mesopotamica. 7 demoni, 7 troni, 7 spiriti e 7 cancelli degli inferi. Per i sumeri ogni stella o pianeta corrispondeva a una divinità. Utu rappresentava il sole, Nanna, in seguito noto come Suen o Sin, era la luna. Nergal era legato a Marte, Nabu a Mercurio, Marduk a Giove, Inanna a Venere e Ninurta a Saturno. Il cielo era la dimora degli dei, mentre la terra sottostante era stata concessa agli uomini. Nessun'anima di questo mondo poteva raggiungere gli alti emisferi. Il vincolo con il regno terrestre era indissolubile, anche dopo la morte. Non stupisce dunque che i Sumeri siano stati i primi astronomi della storia. Segnarono la posizione degli astri, identificarono i pianeti e tracciarono i movimenti delle costellazioni. Sebbene i documenti dell'epoca ci siano pervenuti incompleti, è opinione diffusa che le scoperte dell'astronomia mesopotamica fossero note anche in Occidente, dove formarono le basi delle mappe celesti della Grecia classica. Ok ragazzi, non ho mai letto così tanto... Neanche a scuola. È un gioco o un corso di letteratura questo, ragazzi? Però è bella questa cosa qua, perché comunque c'è anche della storia all'interno. Ok, cosa tiriamo fuori? Oh, Zain, di nuovo. Sta tremando, ragazzi. Ok, non posso esaminarlo. Idiota, sì, è partito. Ha lasciato tutto per andare ad investigare su sta cosa qua, quindi. Hello. Hello, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. Taban. رجعت؟ اي رجعت. هو زين مع مع هو زين مع ابنك؟ طارق. ايوه طارق، هما مع بعض. Non va tutto bene, rabbia, ho trovato della merce rubata, lucidità, ho un regalo per lui. Non boffiamo i ragazzi, andiamo con la lucidità, dai. La la, كله تمام, asso kan عيد ميلاده وانا جبت له هديه. دينيه كويسه. لما يرجع ابعته لي حالا. ما اقدرش اقول امتى هيجوا, انت عارف الولاد. اي وقت ابعته لي لو سمحتي. Ok, però noi sappiamo bene probabilmente cosa è andata a fare. Teoria, ragazzi. Captain Basri, ahlan. Ah, molest. Lasciamo tharaka a tu. Te بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم. العدو جاي علينا دلوقتي. العدو يا فندم, الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ, محدش اتسلم. العدو جاي ودي ارضنا,
واحنا لازم نتعرب ليها. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد. يلا شوف جايين علينا. قولك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. Allora ragazzi, allora disponibilità ricevuto, devo trovare mio figlio. Sfida, andiamo di sfida, è nostro figlio. Ibni mhtajni. Da amr ya gendi. Mish talab. Cazzo. Da wajib alik. Fahimt. Devo fare attenzione ragazzi, perché pian piano arriveremo al punto in cui, in base alle scelte e alle decisioni, potrebbe schiattarci qualcuno. خلاص يا دار. دي اخر مهمة. Coyote 2 qui Mailman 2-1 reale. In avvicinamento e pronti al silenzio radio. Passo. Ok ragazzi. Tosti e cazzuti. Ricevuto Mailman 2-1 reale. Jason Monti Zagros. Ricevuto. Grazie mille, passa. Ci vediamo dall'altra parte. A tutte le stazioni, silenzio assoluto. Coyote 2 chiudo. Ok. Ah, Eric senza una gamba. Scaldatevi ragazzi, stiamo per arrivare. Ehi Merwin, che fanno tua madre e il triangolo delle Bermuda? Perché non mi illumini? Ingoiano marinai. Questa era carina, dai. Ehi, tua madre è così lurida che dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. Complimenti! Ce l'avevi pronta? Ti è piaciuta, eh? Se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo. Lo dice anche tua madre. Basta sparare cazzate, pensate alla missione! Ok. Ehi! Esiste soltanto un posto in cui una donna può darmi ordini. Ecco qua. Ed è a letto. Benissimo, godiamoci questo titolo ragazzi, tua perché mamma sparirà. Ti lascia portare donne a letto? Oltre a lei intendo. Ehi, Rachel. Grande. Ehi! Che cazzo ridete? Sei un po' contrariato il tipo. Sergente Kay, stabilisci un contatto con il CP AWACS a intervalli di 4 ore. Sergente Kay, sei con noi? Ricevuto. Contattare il CP ogni 4 ore. Allora, preoccupazione. Ehi, tutto bene? Provocazione, posso contare su di te? No, no, non andiamo in provocazione, siamo un team. Ehi, tutto ok? Sì, sto bene. Che ti frulla in testa? Solo qualche casino da risolvere. Tutto bene, sono ok. Curiosità che c'è? Sostegno, ti copro le spalle. Naturalmente sostegno, ti copro le spalle. Sono con te, Nick, come sempre. Lo so. Tienilo a mente. Semper Fi. Semper Fidelis. Semper Fi. Cos'è? Un motto da Boy Scout? Roba da Marine. Sempre fedele. E quindi porta fortuna? I Marine sono pieni di superstizioni. Sparane una. Senti questa. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Superstizione. Sì, forse. Però, perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ci siamo quasi, Marine. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Sì, fratello. Non giurare. Urra! Urra! Quanti ne schiatteranno ragazzi. Comunque dicevo, in base alle battute che hanno fatto precedentemente lì nell'elicottero, strano che non siano intervenuti, visto tutto quello che sta accadendo in questi ultimi anni col political correct e censure. Captain, what's in there? يعني صحن الخنازير بيطيروا هيهبط فاروا نفسكم يا رجاله. Appena possibile ragazzi daremo un'occhiata al menu, l'effetto farfalla e tutto il resto. Jason, zona di atterraggio. Ok.
Ehi, Zoe! Che cazzo l'hai fatto? Okay. Vabbè, sono quelle superstizioni, tipo come nei sottomarini o nelle navi in generale si dice che le donne portassero iella, tutte stronzate, ragazzi. Roba antiquata ormai, fortunatamente, perché voglio dire. L'American! L'assacre l'American Go! Eccoci! Ci hanno scoperti! Attendiamo ordini! Fiducia, assaltiamo l'edificio, cautela, dividiamoci senza sparare. Allora, regole d'ingaggio, direi dividiamoci senza sparare, raga. Divisi ma non sparate! Dobbiamo usare la testa! Bravo zio, grande Eric. Anche se ho deciso io, quindi grande zio. Ah, okay. Beh, sa la lingua giustamente. Giù, giù! Faccia a terra, ora! Mani dietro la schiena! Ok. Abbiamo scelto giusto, ragazzi. Comunque la prima ora è tutta un... un'introduzione, non abbiamo ancora effettivamente fatto niente di importante. E bam, mani in alto. Via libera! Libera! Perimetro sicuro, i prigionieri collaborano. Roger, di al caporale Merwin di usare il fumo giallo per chiamare il colonnello. Ok, ce l'abbiamo fatta. Edificio in sicurezza. Però stanno arrivando le truppe irachene, raga, eh? Il raid è fallito. Questi non sono nemici, sono pastori. Tenente Kolchek, aggiornami, prego. Nessun colpo sparato, nessuna vittima. Fattoria sicura, prigionieri neutralizzati. Prigionieri? Hai trovato un ingresso per il silo? No, negativo. Ammesso ci sia, è ben nascosto. Ammesso ci sia. Che vuoi dire, tenente? Può anche sbagliare l'intelligence, no? Allora, rispetto, lo troveremo, signore. Scetticismo, sono solo pastore. Sono solo pastore. Colonnello, questi uomini non sembrano ostili. Inizio a pensare siano solo pastori. Siamo sicuri? Non è una copertura. Aia. Forse ha ragione. Se sono civili, Kolchek ha fatto bene a non entrare a fucili spianati. Giusto. Tutto liscio. Dici? Abbiamo aperto la fattoria come il culo non di... Non finire la frase, caporale. Posso interrogarmi? Sì, ma eviterei domande sui massimi sistemi. Andiamo. Avevo preparato un'altra battuta. Occhi aperti. Se vedete anche solo volare una mosca, voglio saperlo. Ricevuto. Non so voi, ma questo posto ha qualcosa che non mi piace. Ah, sì? Per caso è quel... intuito femminile di cui si parla? Sì, vuoi vedere che succede quando si incazza? Però ci sono delle battute belle, si stuzzicano. Non muoverti. A livello. Devo perquisirti. Di dialoghi è studiato bene, ragazzi. Mi porta molto alle americanate, ai film americani. Ok. Assalamu alaikum, ya akhi. Lazim as'al as-su'al wa lazim tuqul al-haqiqa. Allora, presentimento lo farò parlare. Impazienza. Ordini, signora. Cioè, ordini, signora? Impazienza. Ordini, signora. Riposo. Ci penso io. Ok. Hasalak marra tanya. Fin makan il maghzan. Parla, stronzo. Ecco, ha puntata qualcosa, raga. Ho osservato, cos'è, una chiave, un amuleto. Ma che diavolo è? Sembrerebbe un effigie. Pagana, forse. Che cazzo siamo finiti in The Blair Witch Project? Ida! Hatarafu Uraim. Mi sa che questi non sono pastori. Allora, furia al diavolo, il voodoo. Curiosità, ma cosa... No, vabbè, interessante, curiosità. Che stracazzo. And tu can hena.
Esaminiamo, ragazzi. Ahia, ci siamo tagliati. Effigie pagana. Ne ho abbastanza. Caporale, tieni d'occhio i prigionieri. L'hai sentita, Marin? Forse dovevamo scegliere l'altra opzione per farli parlare. Possiamo? No. Diamo un'occhiata. Dobbiamo uscire, sono sicuro. Però magari c'è qualcosa. Forse questo è il momento giusto, ragazzi, per dare un'occhiata al discorso del... No, non mi fa entrare nel... Si entra con R1 in quel menu dove ci sono tutti i profili dei nostri personaggi, ma... vabbè. Non mi ci fa entrare. Via. Ma perché la cam è una merda? Non riesco a inquadrare la porta, raga. Oh. Allora, in base all'inquadratura, ragazzi, non si riesce a capire se c'è una via o meno. Dimmi dov'è il silo. Era armato, signore. Ok. Qui sono tutti armati. Di bondoqia kbira qawi ya akh. Akthar min ant mahtaju lil ghanam. Fin madkhal il maghzan. Ah, questo non dovevi farlo, zio. Sbam, pezzo di merda. Ok, entriamo ora perché sennò non lo vediamo più. Dunque, Jason, Rachel è rimasta delusa quando Jason ha colpito un prigioniero. Ah, vabbè, ma gli ha sputato in faccia, zia. Che cazzo è? Ok, questo sarebbe il menu, però non mi fa muovere, ragazzi, perché siamo in piena azione. Ok. Ah no, perfetto. Allora, partiamo dalla moralità. Fino alla morte sono le varie cose che abbiamo sbloccato inizialmente. Rachel ha detto a Eric che il loro matrimonio è finito. Ok, non c'è nient'altro per il momento. Supporto aereo, questo era l'inizio. Karum è stato l'ultimo a morire nelle catacombe del tempio, ma quindi è morto, ok. Supporto aereo, Eric ha rifiutato di coinvolgere il supporto aereo nella missione, d'accordo, perché siamo tipo in incognito qua, sono le varie cose da sbloccare, i segreti, ne abbiamo sbloccato uno. Effigie pagana con un acuto barbiglio nascosto al suo interno, ok. Giusto per ferire la gente. Questi sono i nostri personaggi. Obiettivo attuale, interroga i pastori, perlustra la fattoria, il suo profilo. E questo è quello che avevamo trovato inizio avventura. È una maledizione. D'accordo. Tenente. È il solo modo per farsi rispettare da questi. Ho tutto sotto controllo. Non mi pare. Ci ha scatarrato in faccia. Altri prigionieri? Sì, sono di là. Andiamo. Non perderlo di vista. Ok, dobbiamo seguire la tizia, raga. Comunque la cam non mi piace, devo essere sincero, raga. Non si capisce un cazzo. Parla. È stato Merwin che ci ha portato sfiga. Non credo alle maledizioni, alle fatine o a Babbo Natale. Babbo Natale? Come? Lui esiste. Mi hai rovinato il Natale, sai? Comunque lui è l'altro che è tipo... Vabbè, con tratti orientali sono fortissimi, raga. Veramente ganzi. Parliamo col tizio qua. Non c'è un cazzo. Ah, ok. Vuoi dire qualcosa, sergente? Appena detto. Guarda a terra, cosa vedi? Non c'è niente. Se c'è un silo, dove sono le tracce? No, questa è una caccia alle streghe. Il suo prezioso Kelus ha sbagliato tutto. Seguiamo gli ordini, sergente. La perquisizione non è finita. Sì, signore. Quando si è in missione non esistono rapporti di amicizia, ma i gradi. Questo non c'entra una mazza, quindi sarà il primo a morire, ragazzi. Possiamo entrare là dentro, ma io... Come al solito non si può correre, che due maroni. Potevamo entrare là dentro, però qua... Perché ci fa entrare qua? In questa piccola nicchia? Ma non serve un cazzo, via. Andiamo a vedere. I comandi sono molto macchinosi, eh.
non l'hanno assolutamente migliorato questo aspetto qua. Esamina. Maschera antigas. Qui ci sono maschere antigas. Ok, segreto trovato. R1, vecchia maschera antigas cosparsa di macchie nere. Ok. La tipo muffa. Allora, siamo arrivati dall'altro lato. Ok, perfetto. Oh, non parlano, sti qua sono tosti, ragazzi. Questo si sta cacando nelle braghe. Dai, parla, zio. Sotto il tappeto. Eccolo là. È eroina. Una sorpresa dopo l'altra. Questi sono criminali da quattro soldi. Che cazzo pensava, Eric? Voglio che rovistiate da cima a fondo. No, c'è di più, ragazzi, dai. Merda. Sono arrivati gli iracheni, l'esercito iracheno, raga. Bam. Siamo sotto attacco. No. Cazzo. Merda. Porca. Ah, pezzi di merda. No, hanno ferito uno dei nostri. Questo è quello che dicevo io, ragazzi. Primo a schiattare. Ho ferito uno dei barzellettieri, ragazzi. Sono sulla collina! Rispondi al fuoco! Vai! Ok. Non li vedo, non li vedo, non li vedo. Dove cazzo? Non ci vedono, raga. È un bordello. No! Allora, intanto questi dovevamo aspettare. Raga, sono cercato io ma non li vedevo. Devo sparare così a random. Dammi un'altra chance che sparo a cazzo così. Vediamo. C'è mancato poco! Che botta di adrenalina! Rachel! Dove sei? Rachel! È indietro! Sta indietro! Andiamo! 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 Cazzo. Sono nascosti come zecche. Stanno avanzando. Recuperiamoci. Abbiamo un uomo a terra. Sì, fanculo anche tu. Vai. Adesso non si chiama qualcuno. Sdam. Bruciamoli tutti col fosforo. Non si usa il fosforo sulle persone. Cazzo, tosti. Dovremmo tenerci per mano e cantare Kumbaya intorno al cazzo di fuoco. Sta zitto un secondo, cazzo, e lasciami pensare! Cosa c'è da pensare? Ci massacrano! Permesso di usare il fosforo! Ragazzi, il fosforo è un'arma micidiale, veramente brutale. È troppo, troppo. Approvazione e devono bruciare. Severità. Negativo, negativo. Non lo voglio negativo. Usare il fosforo. Solo come copertura! Ora li aggiro! Copritemi e portate Joy via da qui! Cioè, praticamente ti... va bene, va bene, non è successo niente. Stavo parlando. Velocissima l'azione, raga. Sbam. Grande. Grandissimo. Coraggio. Morendo, Nick. Cazzo. Cazzate. Fa male, ma non stai morendo. Sta fermo, calmati. Non è grave, è solo un graffio. Ma non muoverti. Cazzo, mi dispiace, ragazzi. Valle. No. Ah.
frega, fratello. Mi spiace perché era uno dei personaggi. Era intuibile anche perché non avevamo il suo profilo e tutto, però. Vi aspettate, divisi e rispondete al fuoco! Peccato, peccato. Maledizione. Dropkick a tutte le stazioni, silenzio revocato. Qualcuno mi aggiorni sul contatto, passo. È andato tutto a merda, raga. Quindi il J2 stiamo precipitando. Bersagli in zona d'atterraggio. Mercoledì. Tosta, ragazzi. Può andare peggio? Sì, che ci schiattiamo tutti. Abbiamo trovato il sito. Le texture pump, peletto, una merda, ma siamo su PS4. Stenditi a terra, o giuro che ti apro un buco in fronte. L'ho dovuto fare per forza. Salim ha visto Jason uccidere il pastore. Però non era un pastore, io non potevo sapere. Ti conviene non sbagliare. Io ho pensato lì per i ragazzi il suo figlio, invece no, meno male. Basta violenza. Ok. Secondo me ho fatto la scelta giusta, assolutamente. Botta. Abbiamo perso uno dei barzellettieri, raga, peccato. Era il furiere, quello che era stato messo in ufficio e poi è stato richiamato all'azione. Nico, grotte di sabbia, ore 19.02, profondità 52 piedi. Bella profonda. Allora, questo è l'amante di Rachel. Ok. Merwin! Jason! Da qua si parte, raga. Riunisciti alle forze alleate e trova Jason. Però, ragazzi, purtroppo ci dobbiamo stoppare qua. E riprenderemo la prossima volta con House of Ashes. Abbiamo perso uno dei nostri, peccato, però probabilmente non era giustamente uno dei personaggi importanti, quelli che andremo a comandare ad utilizzare, anche perché se non ricordo male non c'era nella presentazione dei personaggi appunto il profilo, il nome, con le varie caratteristiche personali, quindi doveva essere un po' intuibile la cosa, non ci ho pensato, però va bene. D'accordo ragazzi, direi che ci stoppiamo qua, riprenderemo la prossima volta con House of Ashes, il terzo capitolo di The Dark Pictures Anthology, e come al solito se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like o condividete, ci becchiamo al prossimo video, ciao!